Che cosa significa la dimensione dell'essere? La dimensione dell'essere costituisce la parte più profonda di noi. Vi sono almeno tre visuali che ci possono aiutare a comprendere bene questo importantissimo concetto per la nostra sana crescita e maturazione psicologica. Innanzitutto parliamo di Carl Rogers, che definiva come la zona dell'intimo sentire quella parte di noi che ci fa esattamente comprendere chi siamo e dunque in che modo esprimere la piena attuazione delle nostre potenzialità umane. Carl Rogers, infatti, parlava della tendenza attualizzante dell'essere, ovvero sia che in ognuno di noi c'è istintivamente il desiderio di riuscire a portare a termine la nostra rivelazione più autentica. Donald Winnicott ci ha invece parlato della teoria del vero e falso sé. Quando noi veniamo al mondo, abbiamo tutti bisogno di un'approvazione. Questa approvazione genitoriale e poi dell'ambiente è quella forma di sostegno psicologico che ci porta a rivelare sempre più la nostra vera natura. Winnicott aveva scoperto che quando vi è un'interruzione nella rivelazione del vero sé, si struttura un falso sé, che avrebbe come compito quello di proteggere il nostro vero sé, ma a livello più estremo lo sostituisce totalmente. È come se indossassimo una maschera e non avessimo più la possibilità di conoscere il nostro vero volto, con tutte le espressioni ad esso collegate. Infine, nella famosa piramide di Abraham Maslow si parte dai bisogni fisiologici, al bisogno di sicurezza, ai bisogni di appartenenza, il bisogno di autostima e infine il bisogno di autorealizzazione. Ma questo bisogno è strettamente legato alla possibilità che ogni individuo ha di rivelare pienamente, autenticamente se stesso. La dimensione dell'essere è dunque quella naturale ghianda che vuole esprimere la sua natura. È quel seme che vuole diventare ciò che è quella forza energetica presente dentro di noi che chiede di emergere e di poter essere attuata. Qual è allora il compito dell'educazione? Il compito dell'educazione dovrebbe essere di far sì che la vera natura di una bambina e di un bambino si riveli in modo del tutto spontaneo e naturale. Solamente quando un essere umano riesce a mettersi in contatto con questa zona può trovare serenità, vitalità, energia, armonia, pace ed equilibrio. Noi possiamo avere molti piaceri e gratificazioni nel corso della vita, materiali, economici, di successo professionale, ma quando non riusciamo a metterci in contatto con questa parte è come se ci fosse sempre quel senso di inquietudine, quell'angoscia latente, quell'ansia o quel non sentirsi pienamente soddisfatti. Ed è proprio per questo che è importante mettersi in viaggio e cercare di comprendere chi siamo. Poi c'è un'altra bellissima domanda: per chi siamo venuti al mondo? Ma questo è tutto un altro discorso e il viaggio continua. Grazie.